Una festa di colori e delle due ruote, bambini in sella alla bicicletta per diventare campioni del domani, il seguito di famiglie, accompagnatori nella massima rassegna giovanile nazionale sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana è l'atmosfera del meeting nazionale dei giovanissimi che Porto Sant'Elpidio respirerà a pieni polmoni da giovedì 15 a domenica 18 giugno. Come ogni volta, quando c'è la possibilità di presentare un grande evento ciclistico legato al Comitato Il Grande Ciclismo di Porto Sant'Elpidio, legato alla Gioca Communication e naturalmente al Comune che sostiene sempre manifestazioni di questo tipo, vediamo una sala gremita di persone. Sono tanti imprenditori, tanti referenti delle istituzioni. Una cosa che vorrei sottolineare, perché tutti quelli che hanno parlato l'hanno detto, è la grande laboriosità di una città come Porto Sant'Elpidio che riesce a realizzare eventi di grande spessore come questi. Il meeting ha già il suo primo record di iscritti, 1600. Sintetizzando, il programma è semplicissimo, sono 4 giorni dal 15 al 18, il primo giorno è per le iscrizioni con la sfilata alla sera alle 21 in centro di Porto Sant'Elpidio, poi ci sono 4 discipline che è il mountain bike, la gincana e gli sprint che avviene il venerdì 16, poi il 17 e 18 sono gare su strada su 2 circuiti e gli altri 3 campi di gioco già ho elencato che avvengono per la prima volta nel quartiere Falleriense. Il meeting è una manifestazione dall'alto valore promozionale per il settore turistico che assicura una ricaduta notevole per il territorio elpidiense sia in termini di presenze che per l'indotto stimabile attorno alle 6.000 presenze. Ormai da diversi anni credo che si stia assistendo a un crescendo di ospitalità legata a queste grandi iniziative, quindi in qualche modo c'è anche un passaparola all'interno del mondo sportivo, all'interno del mondo delle federazioni, relativamente non solo alla bellezza della città, che questa è la cosa più importante di tutti, ma credo soprattutto anche del grande impegno che l'amministrazione comunale ci mette a 360 gradi. Io penso che questo meeting, che senza ombra di dubbio credo di poter definire, se non il più importante, uno dei primi 3 più importanti eventi che questa città da quando esiste, da 65 anni, abbia mai ospitato in assoluto, per numeri, per dimensioni, ma anche per motivazioni legate a quello che è un po' il discorso dei settori giovanili e dello sport a livello giovanile. Ci stiamo preparando al meglio, lo stiamo facendo soprattutto riqualificando la città e in maniera particolare ci tengo a dirlo, un quartiere molto importante della nostra città che è il quartiere Falleriense che per la prima volta ospiterà un grandissimo evento come quello che è l'appunto che stiamo vivendo. L'abbiamo diviso bene perché comunque c'è una prima parte che è quella della presentazione che si svolgerà in centro e poi tutta la parte sportiva è alla Falleriense. Gli organizzatori di Gioca Communication e l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco e dell'assessore allo sport Milena Sebastiani con tutto lo staff tecnico sono le realtà capofila dell'evento che proietta la città balneare elpidiense al centro dell'attenzione nazionale con tutte le iniziative legate al ciclismo, uno sport che tutti possono praticare e in tutti i periodi dell'anno. Io sono andata personalmente a prendere, tra virgolette, a prendere il testimone ad Alba e mi hanno parlato della bontà di questa iniziativa. Ma noi quando ci siamo candidati già conoscevamo questo evento perché in città arriveranno circa 1600 ragazzi, ad oggi sono questi gli iscritti, con un indotto di famiglie veramente importante. Quindi questo è quello che serve alla nostra economia, all'economia del turismo, oltre ad uno sport fantastico come il ciclismo. E chiaramente si consolida questo appellativo di Porto Sant'Elpidio, città del ciclismo. Il format della manifestazione prevede 400 gare suddivise tra batterie e qualificazione finali nelle discipline di strada, fuoristrada, abilità e sprint nei 6 campi gara sul lungomare della città elpidiense. Il programma intenso per poter permettere a tutti di fare le varie competizioni, dalla gincana ai sprint al fuoristrada, poi le prove su strada, prevede, oltre alla parte diciamo di sfilata, di apertura del giovedì sera, il venerdì e sabato, veramente giornate, e la domenica, giornate molto intense dal punto di vista delle gare, del susseguirsi. Quindi l'organizzazione, quando c'è un numero così elevato di partecipanti e con batterie che si sostengono le varie gare, è complessa, ma è anche bello perché lì c'è la genuinità, la spontaneità di bambini e di bambine nei loro gesti, qualche lacrima che viene fuori, qualche gioia, no? Molto sincera. E quindi credo che sia un bel evento, no, senza credo, è un bel evento sportivo
sul quale dobbiamo cercare di prestare molta attenzione, perché dobbiamo valutare, dare valore oltre al risultato di quelli che vincono, anche quelli che partecipano, perché già partecipare a un meeting è un bel evento. La somma dei piazzamenti individuali porterà alla stesura di una graduatoria che consacrerà la società giovanile campione d'Italia e sarà la vetrina per tutte le altre compagini giovanili della penisola che prenderanno parte alla più bella festa del ciclismo giovanile under 13 dell'anno. Tutto questo è possibile grazie al sostegno di tante realtà che credono negli organizzatori, nel ciclismo, in Porto Sant'Elpidio. Noi partecipiamo ogni qualvolta che esiste un evento, specialmente sui giovani e quant'altro. Siamo di Porto Sant'Elpidio, orgogliosi, ci piace portare gente, grazie a Santoni che riesce a portare degli eventi di tutte queste persone, noi lo appoggiamo sempre, in tutto e per tutto. Anche il sindaco, che è una giovane persona che ci dà uno stimolo sia nel ciclismo che nel calcio, dove noi portiamo avanti. Sono contento che si sia fatta questa manifestazione di così importanza. Noi lavoriamo a Porto Sant'Elpidio da anni e naturalmente rispondiamo alle sollecitazioni delle istituzioni e di quelli che in qualche modo si prodigano per realizzare eventi sportivi, in questo caso, che giovano all'economia, anche all'economia della città. Davvero un'eccellenza del territorio, la Eco Elpidiense e la Giorgio Mare. Sì, io sono vicino a questa manifestazione per una conoscenza che ho con Vincenzo Santoni ormai da tanti anni, e lo seguo in tutte le sue manifestazioni anche in tempi passati. Sono un appassionato di sport, ma sport vero, e il ciclismo è un grande sport di sacrificio e di impegno, perciò auguro anche a questi ragazzi di diventare tutti campioni. Ad iscrizioni chiuse il 3 giugno scorso sono 1.605 gli iscritti in rappresentanza di 18 regioni d'Italia, non partecipanti solo la Valle d'Aosta e il Molise. Degno di nota il grande spiegamento anche di volontari, 50 persone da tutte le Marche, anche dal Lazio e dalla Campania, per dare manforte all'operato degli organizzatori che si augurano il miglior successo e di trascorrere una 4 giorni a fianco di due attrazioni forte del territorio, il mare e le biciclette, che insieme formano un mix magico che solo Porto Sant'Elpidio può regalare agli occhi dei turisti e del numeroso pubblico. In occasione della cerimonia di apertura, con la sfilata di tutte le società partecipanti per ogni regione, il premio Franco Ballerini terrà conto della migliore originalità del team presentato, la migliore allegoria e coreografia per la società che gestisce e compone il miglior gioco di colori, movimenti, rappresentazioni sceniche, in modo da creare un clima particolarmente festoso e spettacolare.